si vede il marsupio. Matilde Brandi al suo balletto. Quella ragazza lì con le donne è proprio sfortunata. Grazie, grazie. Quando sento questa musica qua, io non so se vi fa anche a voi quell'effetto lì, ma un po'. Specialmente quando sei sola la notte, che stai guardando la televisione, no? Che hai paura. Mi metto un'agitazione, una... Io vorrei, se avessi la possibilità, parlare personalmente con questi registi che scrivono i film dell'orrore. E gli vorrei dire proprio in faccia, lo so che voi fate i film dell'orrore per esorcizzare le vostre paure, ma allora per esorcizzare le vostre paure me la fate fare addosso a me la notte che sono solo in casa, guardate. Scrivono questi film, i titoli, un tranquillo weekend di paura. Ora mi devi dire te cosa vuol dire un tranquillo weekend di paura. È come dire una splendida giornata di merda. Guarda, che vuol dire un tranquillo weekend di paura? Che poi questi film sono tutti uguali. C'è sempre questi cinque idioti, perché non si possono chiamare altrimenti, che vanno a comprare una casa, va bene? Va benino. Ora, quante case ci sarà nel mondo? Tanti. Dove la vanno a comprare? Costruita sopra un cimitero. Allora tu te la vai a cercare. Comprati una mansarda a Barberino del Mugello e non ti succede nulla. Va bene, aspetta. Vanno a comprare il titolo del film, non entrare in quella casa. Loro, cazzo, fischia dentro la casa. Arrivano a questa casa, beh, giustamente, che succede? Come entrano in casa? Quelli in cantina, non sono tanto d'accordo, no? E cominciano a fare un po' di borbottio. Allora tu vedi il primo: ehi Johnny, dimmi Tony, sento dei rumori provenire dalla cantina, li senti tu Frank? Porca miseria, li sento sì, secondo te li sentirò? Quell'altro: saranno i topi, vado a vedere. Vai a vedere, cazzo, vai a vedere, va a vedere i topi. E noi lì a casa a dire: non ci andare a vedere, non ci andare a vedere. Vanno lì, c'è quella porta che apri e c'è sempre quella scalinata che va nel buio, è la stessa scala di tutti i film, i registi se la passano, è finito con la scala, si dà brava e se ne fa un altro, vai, no, è la stessa, con la porta che si apre. Allora, e che succede quando sei a metà della scala, alle tue spalle? Si chiude la porta. Un classico. Te lo immagini io, con il coraggio che ho io, e a metà della scala la porta mi fa un lavoro così da sola. 30 secondi sono a mangiarmi un gelato a Viareggio io. 30 secondi. 30 secondi. Ci lascio la sagoma come il gatto silvestro per la porta. Ma che scherziamo? Loro no. Vanno fino in fondo, ma dove vai? Ma poi andassero con quei fari da stadio grossi così. No, con la candelina. Ma dove vai? Se tu incontri il mostro in fondo alle scale, che gli fai? Tanti auguri! Guarda. Guarda. Oltre me. Allora in quelle case lì te non puoi stare tranquillo da nessuna parte. Dici: mi voglio andare a fare una doccia. O va a farti la doccia. Ma vai. Quando è che l'assassino colpisce? Allora io in una casa costruita su un cimitero non mi lavo. Dici: ma tu puzzi? Puzzo lente ma vivo, Johnny. Me lavano. Ti do una sciacquatina e volo. Butto l'acqua in aria, la vado a cercare, ma... Se la butto l'acqua fa un saltino, la piglio, ma... Non... Anche perché se apri il rubinetto esce l'acqua? No! Cosa esce? Sangue. Allora i casi sono due, o si è tagliato le vene, Mastro Lindo, o lì c'è qualcosa che va. Capisci da te? Capisci?
Andate via da quella casa lì. Un'ora e mezzo di film e sono sempre lì. Un'ora e mezzo, dopo un'ora e mezzo di film gliel'hanno ammazzati tutti. Tutti morti, sangue a fiumi in quella casa che si vede benissimo che è succo di pomodoro perché c'è le foglie di basilico ancora grosse. Un macello. Beh, dopo un'ora e mezzo di film io mi domando, ma cosa siete sempre lì? Ma cosa aspettate? Il mostro. Ragazzi, guardate che si arriva il mostro e sono problemi, eh? Perché questi qui che scrivono i film dell'orrore te l'hanno fatta lunga per ammazzarli. Un macello, sei un licantropo, tu lo devi pigliare con un colpo dritto sulla fronte, che mi devi dire di notte mi viene dietro un licantropo, come cazzo può pigliarlo dritto? Come? Non c'è bene! Ma poi con una pallottola sola! Ma non una pallottola normale! Ci vuole una pallottola d'argento! Io voglio l'armeria! Buongiorno! Buongiorno! Vorrei una pallottola. Già ti fanno una, eh? Sì, come la vuole? D'argento. Giovanotto, lei ai fagiani gli deve sparare o gli deve mia fa un anellino? Io glielo dico per lei, glielo dico. Ci sarebbe anche delle collanine per i cinghiali, ma non mi sembra il caso. No, delle figure. Ragazzi, e il licantropo? Se si tratta di un vampiro, ragazzi, scordatevi di ammazzarlo, perché un macello l'hanno studiata, tu devi ammazzarlo in un modo particolare, e lo so io come si ammazza un vampiro, vuoi sapere come si ammazza il vampiro? Allora, qui c'è la tomba di vampiro, si sa che il vampiro dorme il giorno e esce poi la notte, beh, io la mattina alle 7, meno un quarto anche, arrivo con Caterpillar, e sulla tomba gli passo 50 volte, avanti, indietro, sulla tomba, avanti, indietro. Aspetta, aspetta, il vampiro non l'ammazzo, ma i dentini davanti glieli stronco. Glieli stronco. Ok, vai. Viene fuori che fa, mi lecca? No, per ammazzare un vampiro ci vuole un palo di frassino dritto nel cuore. Ora io sono solo in una casa costruita su un cimitero, io vi domando a voi che siete anche un pubblichino intelligente, a mezzanotte, mezzanotte e mezzo, dove cazzo trovo il frassino? Me lo dovete dire. Dove lo trovo? Che posso andare in giro per la casa di queste castagno, che poi c'è il rischio glielo pianti nel cuore, pum pum, è rapino, imbecille, ah! C'è più rischio lì, aspetta, aspetta, un'ora e mezzo di film, dopo un'ora e mezzo è rimasto soltanto due protagonisti, Johnny e Mary, li chiamiamo così, di fantasia, rimanga sempre loro, li hanno ammazzato tutti, un casino, un macello, tutti morti. Dopo un'ora e mezzo vedi Johnny, oh mio Dio, oh Cristo Mary, qui c'è qualcosa che non va. Ah, c'è qualcosa che non va, ma se apri la porta del bagno e c'è tuo zio con una sega elettrica piantata, cosa pensi se è sbagliato a farsi la barba? Tu apri un'altra porta e c'è una testa mozzata, una mela in bocca, non può essere la saga della porchetta a regno. Ti viene incontro, aspetta, aspetta, se non fa un tempo, ti viene incontro un uomo senza la testa in giacca e cravatta, che gli dici, oh Emilio Fede, guarda io c'è, vieni. Scusa Emilio. Ragionà, scappato, allora sembra che ti abbiano sentito. Scappano. Johnny dice a Mary, Mary, dobbiamo fuggire.
E Mary dice, era anche Lorettina che tu... Aprono la porta, cerca la macchina, perché loro la macchina non la lascia mai, come tutti i cristiani, davanti. 20 chilometri più là. Allora si mettono a correre, chiaramente dal pezzo della porta arriva la macchina, succede tutto, perché da fondo alla terra... Perché la terra dà sempre buoni frutti. Gli zombie, hai visto come sono bellini? Vengono fuori tutti questi... che io tutte le volte che li vedo penso, ma se devi uscire fuori dalla tomba in quelle condizioni, o stai sottoterra, ti fai più bella figura. Ma dimmi, no, piano. Allora, Johnny e Mary cominciano a scappare. Corri, Johnny, corri, Mary, vieni con me, lo zombie. Dobbiamo fuggire. E corrono, corrono. Piano, piano. Vieni, Mary. E io pensavo, ma perché gli zombie vanno così piano? Poi l'ho capito. Gli zombie vanno piano perché tanto sanno che prima o poi ti ripigliano. Dove ti ripigliano? Alla macchina. Perché la macchina nei film dell'orrore è un parte ma... E cazzo ne frega, piano! Piano! Ma che ne... Ma cosa gliene frega? No. Ti aspettano la macchina proprio lì, ma vieni, vieni, vieni. E infatti arriva l'idiota di Johnny con Mary, montano la macchina ogni parte, e gli succede tutto, zombie sotto la macchina, zombie sul tettino, intanto lo zombie di un marocchino gli lava vetri, fanno un macello. Quando sta per mettere in moto, un mortotto sul braccio, ma Johnny è un eroe, con una gomitata lo allontana, ingrana la prima, retromarcia e poi scappa, fugge, attaccato al paraurti della macchina, una ventina di zombie, un casino d'ossa, intera di don, di don, di don, di don, tutta la gente, viva gli sposi! E fuggono, lontano, da tutto quell'orrore. È venuta bene questa, tutto quell'orrore. Fatti... quei 5-6 mila chilometri proprio per stare tranquillo, Johnny ferma la macchina, accosta, cioè prima accosta, poi si ferma, ho detto una cazzata, non so. Prima una, ferma poi. Prende Mary per mano e la porta con sé. Nel bosco c'è una radura, ma loro non hanno più paura perché... l'orrore è lasciato alle spalle. Si sdraiano per terra, esausti. Johnny guarda Mary. Mary guarda Johnny. E la notte è buona con i suoi silenzi. Cip, cip, cip. Sono fuso. Cip di notte. Ero qui? Ero qui. La notte è buona con i suoi silenzi. Guff, guff. Ora! Quelli ci sono, eh! Ranocchia, ranocchia, c'è anche ranocchia. Johnny guarda Mary, Mary guarda Johnny. E Mary, con gli occhi pieni di gratitudine, gli dice: Johnny, e io te la devo dare, via. Non c'è verso, Johnny. Tu sei un eroe, Johnny. Io tanto a qualcuno devo andare, do a te perché mi hai salvato la vita, Johnny. Prendimi, Johnny. Abbimi, abbimi. E Johnny l'abbiò. E noi siamo felici perché almeno il film è finito. Thank you.
noi pensiamo. Lì si fanno degli zompi dalla sedia così, perché Johnny è stato morso. Quando pensiamo che il film è finito, comincia la trasformazione di Johnny. Tu lo vedi, comincia. Amore, dai, sono tutto un bollore, muoviti. E io i peperoni li devo mangiare la sera, via! Li prendi dalla colpa i peperoni, poi cominciano peli a tutte le parti, le zampe, le zanne. Mari, fuggi da me, io non posso averti! Ma perché, amore, dai, sono tutto un bollore, abimi Johnny, abimi, no! Vattene, fuggi! Ma perché, amore? Perché sono un uomo lupo! Mamma mia, mi ha fatto una paura! Pensavo tu fossi un omosessuale! Perché lui si è appena trasformato in lupo! Lei era già maiala!